Grazie. Grazie. Anzi, bella a tutti i giocobini. Ti prego, no, Ci non lo sta fare. come saluto durante fanale? Tipo Sabaku che c'ha saluti personalizzati in base al contenuto. Non avevo ancora il copyright, quello mi spiace. Dobbiamo Beh, ancora tipo comprare i Sabaku. diritti. Dobbiamo ancora comprare i diritti, purtroppo. Ma lascia perdere, ieri ho scoperto che c'è stato sito, si chiama Getty Images, che praticamente Getty Images. sì, che Ah, anzi, praticamente, lo vabbè, sai. lo Certo. conosci. E lì puoi comprare proprio i diritti delle foto. E tipo, cioè, che ne so, 450 euro il diritto di una foto. Beh, certo, ma quello è anche il famoso sito che viene piratato più al mondo, eh. Esatto, infatti, Esatto. tutte le foto ci hanno scritto. Non Vabbè. ferma le persone. Beh, niente, ragazzi, stavamo parlando di roba. Io sto ancora malissimo. Ecco perché l'avevo streamato ieri. Però abbastanza mi fanno male le ossa, ma non abbastanza non permettermi di muovere il controller, quindi si può andare avanti. I miei pollici funzionano purtroppo. No, purtroppo, fortunatamente. E niente. Stavo parlando un pochettino del mercato delle esclusività JRPG nel mercato Sony e di come io, fan di JRPG su Xbox, da fan Xbox. Sei Sono da sbagliato tu, me. perché cioè, è proprio un controsenso, cioè nel senso Ah, fan allora, di no. JRPG su Xbox. No, allora, partiamo presupposto che io non sono mai stato interessato ai JRPG finché stavo crescendo soltanto su Xbox. Quindi, io sono sempre stato un fan di FPS, di strategici e alla fine la stavo. Poi, quando sono entrato nel PC gaming, Sì. nel PC gaming, là mi si è aperto il mondo e ho potuto effettivamente scoprire tanti altri generi. Sono potuto entrare meglio negli RPG, quelli occidentali, nei giochi di corsa, ad esempio, e così via. Anche se io giochi di corsa già. Ci sta soltanto un gioco di corsa che è degno vivere, ragazzi. Ammettiamolo. Fanculo Gran Turismo, fanculo Forza. Ci sta soltanto un gioco di corsa. Ballard Però così già stiamo a degenerare il discorso, no? Comunque, per esempio, Paradise. Ok, fatto. della questione di GDR all'occidentale, invece, già è molto diverso. Per esempio, Sì. Morrowind, È occidentale e ha fatto un successo allucinante. esatto, uscì su Xbox. E, ma lo stesso Mass Effect 1 all'inizio uscì solo su Xbox. Però quello che Ah, questo stavamo a non lo dire sapevo. prima è che il JRPG invece è stato sempre associato proprio per motivi storico-culturali a Sony. Ragazzi, nuova massima di Nicolò. Il Japanese role-playing game è sempre stato associato al Giappone. Incredibile. Chi si sarebbe mai aspettato? Vabbè, comunque, No, so. Sì, ovviamente. non è scontato. No, sarebbe stato molto Perché divertente per se ad esempio esempio una cosa chiamata giapponese era più famoso da qualche No, però per esempio, no, la transazione, magari no, la transizione da Nintendo a Sony fu più naturale per quanto riguarda il JRPG, perché prima di PlayStation era lì che attecchiva, perché non è che c'era altro, diciamo. esatto. E questo, invece, Sì, alla fine nel senso. tutto quanto il mercato di videogiochi all'epoca era tutto giapponese. Nintendo, Sony, Sega, Anzi, che la Sega poi però è morta. come l'accennavo l'altra volta, in qualche modo cercavano i JRPG di occidentalizzarli quando li esportavano in America, così, che Sì. sia cambiarne il character design, che sia cambiarne la cover. Tant'è che pure le cover storicamente dei videogiochi, se, laddove quelle giapponesi sono molto più artistiche, nel senso che, per esempio, sono disegnate a mano, più eleganti, così, e quelle americane sono molto più tamarre, pompate, CGI, quello che si pensava, e forse era effettivamente Sì, ad così esempio, che il se non sbaglio, pure pubblico. Final Fantasy VII, che in Giappone ha la cover soltanto del simbolo, del Sì. logo, e poi invece nel. Ma No, sì, esatto, si pensava di così, ad sì. esempio, pure l'intero Nioh, che in America, in Occidente arrivò che addirittura c'è un protagonista diverso.
il padre, che si pensava che sarebbe stato un protagonista più, che aveva attecchito meglio, mentre invece in Oriente giocavi come Nier, come il figlio. Vabbè, insomma, un sacco di stronzate che hanno portato il mercato giapponese a fare No, una. ecco quello che stavamo a dire, quello che stavamo a dire. Senti il visto che lessi tra Igarashi, l'autore di Castlevania Symphony of the Night e Sakaguchi, che questa conversazione era da inizio anno, mi pare, e Sakaguchi, padre di Final Fantasy, e praticamente sull'inflessione che ebbe il mercato giapponese durante la settima generazione console, quindi 370, PS3, e quelli sono riconducibili proprio a motivi anche sia del ricambio generazionale sia del sdoganamento dello sviluppo su console. Sì. Perché quello che stavamo a dire prima di appicciare la live in privato è che le console erano il cavallo di Troia del Giappone, perché era qualcosa che era nato da loro. Era qualcosa che era Sì, nato da loro. Il Giappone non certo. ha mai attecchito nel mercato PC, e praticamente era il loro asso nella manica, cioè nel senso ne erano padroni più di chiunque altro, ma anche per semplicemente motivi legati proprio alla documentazione. Loro si potevano rapportare lo sviluppo per console proprio nella loro lingua madre. E praticamente questo è successo, che tutti quei videogiochi cult che hanno plasmato, perché comunque la potenza che ci ha avuto il mercato giapponese nello sdoganare i videogiochi negli anni 90 è stato il game changer, e quindi tutti quei ragazzini occidentali che erano cresciuti con quei videogiochi hanno incanalato quella grandezza, il valore di quelle opere, e poi però l'hanno fatta loro, e sia per una questione di ricambio generazionale, sia per una questione che negli anni 2000 invece sviluppare su console divenne progressivamente sempre più accessibile, quindi la documentazione banalmente si stava progressivamente sempre più trovando in lingua inglese, che per i giapponesi è un ostacolo, ok? Esatto. Oltretutto, e le stesse grandi aziende, tra Nintendo che si è tirata fuori dai giochi, Nintendo proprio la definirono in quell'intervista un po' come cioè su di Nintendo viene sempre definita l'artigiana del gaming, ok? È come quei quella ok, no, un messaggio. Nintendo è come quell'artigiano dei giocattoli, ne senti proprio la come si dice, la manufattura, ok? E quindi è un discorso a parte Nintendo. Nintendo è l'unica che non ha risentito di questa inflessione. È l'unica che ha viaggiato su un binario Sì, ammettiamo, parallelo. i giochi Nintendo sono sempre stati su uno stile totalmente diverso che non ottenere da un'altra parte. Molto semplicemente. Cioè, mentre, ripeto, io l'ho sentita questa cosa all'epoca mia, proprio vedendo il cambio tra lo Splatnet, tra l'1 e il 2 e il 3. Perché lo Splatnet 1 era un gioco della Capcom, per chi non lo sa, ovvero per tutti quanti, tranne io e altre 10 persone probabilmente, siamo tipo in 10 fan di lo Splatnet. Il primo Lost Planet era qualcosa di chiaramente stampo orientale, ma si vedeva ad esempio sia dalla storia del cazzo, sia anche dal gameplay che è reminiscente di simulatori all'Armored Core, ragazzi. Cioè, Lost Planet ricorda molto, ma non Armored Core 6, il primo Armored Core per la difficoltà di utilizzo dei robot e così via. Poi si passa allo Splatoon 2 che diventa praticamente quasi un clone di Gears of War. Cioè, con la stessa cosa che quando corri ti abbassi e la telecamera si avvicina, i ostacoli tra gli ostacoli così, però almeno lo Splatoon 2 per me compensa con il fatto che era così fottutamente insane, che classica cosa dei giochi giapponesi, ammettiamolo, era così dannatamente pazzo e fuori di testa che comunque compensava. Lo Splatoon 3 invece ha perso qualsiasi cosa di giapponese, ha perso qualsiasi anima e è diventato solo ed esclusivamente un clone di Alien Isolation e basta. Senza neanche un qualcosa di originale o di bello. Lo Splatoon 3 è uno dei giochi peggiori mai fatti. Però, Ma sai, quello è. Vai, vai. no, infatti, io che ero fan
Ma infatti, se vai a chiedere a mio padre, il gioco preferito di mio padre è lo Splatoon 1. Mio padre che ha giocato a videogiochi dall'inizio, cioè mio padre era uno di quelli là che si scaricavano il primo Doom, capito? Cioè, erano di Bello, quelli là, bello. Quake. Ragazzi, scusate un attimo, però io sto ancora con raffreddore, quindi molto spesso mi soffio il naso. Cioè, mio padre. Sono abbastanza sicuro che mio padre abbia giocato al primo Baldur's Gate. Sono abbastanza sicuro. Cioè, detto questo, e il suo gioco preferito, nonostante questo, era lo Splatoon 1. Il giorno che io e mio padre comprato lo Splatoon 3, che stavamo da un GameStop e l'abbiamo trovato usato, abbiamo giocato. Siamo entrati, ci abbiamo giocato per qualche ora, e poi quando siamo andati a cena ci siamo guardati e abbiamo pensato, ci siamo detti entrambi: lo Sprite 4 non uscirà mai. Ed è così, cioè, io vorrei fare i soldi soltanto per comprare l'IP dalla Capcom e riviverlo. Questo è il mio vero sogno. Lo Obiettivo di vita, sì. No, questo lo ammetto. però Que bei ricordi, sì, io bei ricordi. infatti spero di un giorno almeno di fartelo vedere lo Sprite, perché guarda, è un gioco brutto, cioè lo Sprite c'è, cioè, un gioco che ha tante di quelle pecche allucinanti, soprattutto nella storia. La storia dello Sprite 1 è orribile. La storia è proprio brutta, raccontata, è brutta la storia, è raccontata male, i personaggi sono una merda e esce pure una merda, cioè, Ma però c'è aspetta, stai qualcosa parlando di Halo o dello Splatoon? di Di molto Splatoon, divertente. No, no, questo no, ragazzo. io continuo a dire che tu non hai visto un vero gioco brutto, fra. Io, nonostante tutto, Halo ha messa nella media delle Ma storie che ho guarda, visto, capito? che lo Splatoon era figlio di quel periodo nero, quel medioevo di Capcom, È proprio ok? quello Cioè, là, nel sì. senso, in quegli anni Capcom qualsiasi cosa toccava la rovinava, da Resident Evil 5 e 6 a Devil May Cry 4, che è veramente una ciofeca. Ma guarda, veramente, un giorno faremo la comparazione tra la trama di, non lo so, dello Splatoon, da come mi dice, quella di Non Devil May Cry altra! 4. C'è lo Splatoon, il setting, l'ambientazione, il mondo e il world building di lo Splatoon sono incredibili. C'è un mondo alieno perennemente ghiacciato, e l'unica cosa che manda avanti è un'energia aliena interna termica che una corporazione cerca di recuperare. E quindi tu che sei un colone Colon, ok. costantemente in mezzo tra la corporazione chiamata la Nevek e gli alieni chiamati Acrid, e tu che cerchi soltanto di sopravvivere. Il concetto è fighissimo. Capito? Anche perché poi le ambientazioni, le città che sono. Il freddo è così forte che le città sono cristallizzate nel ghiaccio. Capito? Non sono soltanto in rovina, sono diventate. Infatti, quella è anche l'epoca del Bloom, ragazzi. Con tutta la pene, là, se mettevi la torcia sbagliato Sì, ti c'era accecavi. Non lo un so, io. appiattimento cromatico Sì, ma non bellissimo. appiattimento cromatico, là ti vengono le cataratte, raga, un'altra cosa. Là non è un Bloom e basta, là è cataratta e basta. E poi l'utilizzo dei Vital Suit, ovvero i robot, che però ti fanno sentire non come se tu stessi il robot, come nei giochi normali, ma tu ti senti il pilota che controlla il robot, cioè, ovvero con controlli che sono a volte scomodi in base al modello se è più vecchio o più nuovo, capito? È un bel gioco di gameplay. Lo Splatoon 2 è insane per un'altra cosa. Lo Splatoon 2 fa una cosa molto bella, lo Splatoon 2, ovvero ci stanno diverse squadre. Poi quello è un altro esempio di occidentalizzazione, no? Che ci stanno, diciamo, coop fittizio, ovvero che ti danno una squadra di 3 IA, tipo Battlefield, no? Perché all'epoca era l'epoca di Battlefield che te lo iniziano a dare, Battlefield 3, 4. E così via, che ti davano squadre di NPC, e quindi anche lo Splatoon 2 lo doveva fare. Però la cosa bella è che durante questa storia dello Splatoon 2 segui diverse squadre che poi tutte quante nel livello finale, nella zona finale, si riuniscono e si aiutano a vicenda. Questa è molto figa come cosa. Poi anche quella insane as fuck. E poi lo Splatoon 3 è un prequel orribile, un clone di Alien Isolation, che guarda,
non mi ricordo niente di quel gioco, tranne la pura delusione di averlo giocato e di averlo comprato. Ci ho pagato 12 euro sprecati. Potevo comprare altri 30 giorni su Final Fantasy XIV, ragazzi. Sì, ormai è tutto il rapporto. Anche se mi sa che Senti, all'epoca invece. non era ancora uscito, mi sa. Senti, ci vogliamo vedere. Ci vogliamo vedere. Qualcosa su Steam? Vediamo se coi saldi c'è qualcosa di. Beh, sì, sarebbe un'idea, ragazzi. Purtroppo, ragazzi, io non mi posso streamare perché poi mi mandate troppe richieste di amicizia e non ce la faccio a reggerlo. Oddio. No, non ho Sì, capito il che fu. c'è che no, non puoi streamare. La magia di Steam, altrimenti poi Ah, mi vedono certo. le cose. Ragazzi, è uscito il fumetto di Terraria ufficiale. What the fuck? Come? Aspetta, perché? Ma streamala, se no che famo dei disegni, aspetta, prendo carta e penna. Mano. Mo lo streamo, mo lo streamo. Aspetta, io c'ho. Ora che ci penso, un'altra cazzo di cosa. Sì, purtroppo Final Fantasy 9 dovrò aspettare. Sì, che cazzo stiamo facendo? Dovremmo veramente giocare a Final Fantasy 9? Io sono in astinenza. E mo lo mettiamo, dai. Allora. No. Vabbè, ragazzi, se mi vedete la. Ok. Un giorno ti dovrò anche far provare il Desert. O almeno fartelo vedere. Ok. Black Allora. Desert è il classico MMO coreano, è una storia orribile. Sistemi che tu che sei abituato a Final Fantasy XIV troveresti criminali, però solo il sistema di combattimento ne vale la pena. Senti, ma Valheim invece l'hai mai giocato? Sì, cuore amico mio. Com'è? Se non sbaglio sta pure su Game Pass. Allora, è un survival. È abbastanza divertente perché è un survival fatto bene, Ancora in accesso anticipato. no? Ah, pensavo che era già uscito. Però se non sbaglio sta su Xbox, quindi non importa. Mi controlla Fly. Terzo Ok. anno Half-Life. conosco, Half-Life. eh. Fly. Allora. Ma sai che la versione che abbiamo preso di Half-Life 1, non stavo a vedere prima mentre cenavo, praticamente cioè non è il semplice Half-Life 1, cioè è stato proprio rivisto, un sacco di aggiunte, migliorie e l'hanno dato gratuito. Infatti mo c'è sta la contrapposizione con The Last of Us Parte 2 Remastered invece a pagamento. Vabbè. Ma quello è un altro discorso totalmente a parte. Sì, Però comunque. pure però lì anche a livello di comunicazione, perché The Last of Us Parte 2 aggiunge svariati nuovi contenuti, tipo una modalità roguelite, Ok. però co comunicata come Modalità roguelite, remastered. ragazzi. Per il vostro gioco manca di contenuto, sapete cosa aggiungere. E sarete tutti sicuri, fidatevi. No. Oddio, mi sono appena ricordato una cosa. Mi sono appena ricordato cosa mi sono sognato nel mio sogno febbrile. Prima di tutto, Vero? allora, ho avuto un sogno febbrile stanotte che ho avuto 40 di febbre praticamente. Allora, prima di tutto, ho sognato che io e te, come Master Chief e l'Arbiter, ammazzavamo in Halo 3 ammazzavamo i Guardiani dell'Abisso di Dark Souls 3. Come Master Chief e Arbiter. E poi mi sono sognato che la 343 annunciava la modalità Battle Royale per Halo Infinite e io mi sparavo. Interessante. Che ammettiamolo, con il tipo, con quanto è fatto da Dio, il sistema di fucina di Halo Infinite si può realizzare una modalità Battle Royale. Allora, non sto a vedere le recensioni di Shin Megami Tensei 3. Figo sgravo. Beh, interessante come È tutto recensione. quello che ho bisogno. Io sono sempre stato interessato a Tales of Arise. No, io penso. E niente, l'avevo seguito quello. Alla fine quando era uscito non mi diceva niente. Ah, però ha pure vinto, se non sbaglio, qualche award 2 anni fa. Quando è uscito. Vabbè, qualcosa avrà vinto. Sì, è uscito 1 o 2 anni fa.
Ma io non ho mai capito se è un JRPG o Sì, è è una anzi serie. action. No, no, è una serie storica, è un action RPG. Quindi a turni sempre. No, quello no. E come sempre, che action. No, mica action RPG vuol dire a turni. La TB di Final Fantasy è una cosa sì, action RPG, pure i Souls se action RPG. Questo è. No, intendo come come Dark Soul o come Final Fantasy 9. No, ma Final Fantasy 9 non è action RPG, è una cosa a sé, la TB. Cioè, quella è una cosa a sé proprio di Final 3, Fantasy. Cioè, nel senso. No, 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 questo è un action RPG, tra virgolette, la Dark Souls, nel senso che c'ha input action, però è vincolato da statistiche e cose. Pure Morrowind è un action RPG, cioè. Ah beh, sì, in quel senso là. Allora, io sono un pochettino un sucker per gli anime action RPG, devo essere sincero. Infatti, quando poi ho visto che su hanno messo su Epic Games qualche un po' di tempo fa, gratis, perché mettiamolo, chi è che compra giochi su Epic Games Launcher? Lo guardo, diciamo, proprio qualche giorno fa a lezione, sì. Ci sta un gioco da comprare adesso per il coso, Alan Wake 2 e basta. Esclusiva Epic Games, la Mic 2. Sì. Hanno pagato un fottio di soldi per avere l'esclusiva, però oh, è uscito un gioco della Madonna, quindi ne passa la pena. Sì, che poi è fatto in Arial 5, quello è uno dei primi giochi che sfrutta Arial 5. Sì. Mi sa, questo gioco chiamato, ecco, chiamato Solstice, Ah, voglia italiano. Sì. veramente. Sì, è fatto in Italia, è solo che c'è un gravissimo problema di comunicazione come pochi, ovvero che si chiama Solstice in un'epoca in cui Soul vuol dire qualcosa di ben definito, invece non è un Souls, è un hack slash alla Devil May Cry con influenze di Berserk e Claymore. Ma si vede, eh? Ma no, che cazzo mi hai ricordato? Claymore, mi devo comprare qualche volume di Claymore. E praticamente no, Solstice purtroppo è purtroppo mazza, già sta a 20 euro, porca zozza, porca, sai, mi dispiace perché questo comunque era un titolo abbastanza ambizioso per essere italiano, un Ah, ma po' mi sapete che sta a dispiace, 40, eh? no, su Steam sta a 20, Vabbè, ah questo è no, uno 20 con sconto. gli sconto, ok, no, però Beh, un po' già mi dispiace. ammettiamolo, non siamo. I giochi italiani. Il mercato italiano videoludico, ragazzi, ammettiamo, non esiste particolarmente. Ma sai, si sta muovendo è che manca Sì. ancora una realtà forte. Manca Cioè, nel ancora senso. il primo gioco che inizia una lunga serie. Perché guarda, cioè, in realtà alcuni giochi che non ti aspetti, sono nati in Italia. Ad esempio, come si chiama? I'm Scared. Che è un gioco horror di cui ti parlavo. Ecco, che costa 2 euro all'esperto. È un gioco italiano, che è un gioco horror che ha creato praticamente un genere, ovvero l'horror meta. Nel senso che questo gioco non è un gioco che tu giochi soltanto nell'applicazione e così via, ma è un gioco che devi sfruttare, ad esempio, andare a cercare nei file di gioco, trovare codici, testi, Ok. capito? Cioè, quindi fare azioni sul codice del gioco stesso per proseguire. E questo qua ha creato totalmente un altro, un nuovo genere di giochi horror, capito? Ed è italiano. E anche, penso, uno dei più famosi giochi horror e basta, cioè il Whiteface, che è l'icona del gioco, cioè la mascotte del gioco, è tra le più famose facce horror della storia del gaming, in realtà, credo. Detto. Sì. Ma calcola, no, vabbè, comunque come dire, un po' il pinnacolo italiano a livello di risonanza mediatica, penso sia Balle. stato in due, eh? Balle. Sì, penso sia stato in due, ma tu l'hai mai visto il finale di Baldur? No. No, però dobbiamo fare la reaction, però, dobbiamo fare la reaction. Non hai mai visto il finale di Baldur? È veramente qualcosa di, cioè, come dire, metafisica. Comunque no, va visto, dobbiamo fare la reaction a te che vedi il finale del Baldo da QDSS.
Ok, mi piace. È un'esperienza mistica. Comunque, no, diciamo il pinnacolo italiano è Mario Rabbids, Ubisoft Milano. Ah, Quello veramente? tu. Sì, a voglia. Non sapevo. Calcola che Davide Soriani, che mo penso che con la carriera che ha fatto, mi sa, è proprio il capoccia di Ubisoft Milano. Davide Soriani, che era il director di Mario Rabbids, quando annunciarono il gioco all'E3 2017, divenne famosa in tutto il mondo la scena di Shigeru Miyamoto che salì sul palco insieme al CEO di Ubisoft, Guillermo, là, e praticamente annunciarono questo gioco, che era una cosa molto importante. Perché? Perché Nintendo non commissiona mai le proprie IP ad aziende che non siano lei stessa, ok? Che non siano interne. E il fatto che commissionò, cioè nel senso fecero questa partnership con Ubisoft, già di per sé era molto Ammettiamolo, Ubisoft importante. avrà vomitato tanti di quei soldi, veramente. Eh? La Ubisoft avrà vomitato tanti di quei soldi, proprio quel gioco. Però divenne famosa a livello mondiale la clip in cui Shigeru Miyamoto, dio dei videogiochi, dal palco ringraziò Davide Soriani, appunto il director di Mario Rabbids, e inquadrarono Davide Soriani alle 3 mentre stava commosso, stava piangendo, e quella scena divenne famosissima. E lui raccontava nelle interviste di quanto fosse sempre appassionato di Miyamoto, che quando era più giovane, magari se sapeva che Miyamoto veniva in Italia, lui si accampava fuori dall'hotel suo soltanto per farsi fare un autografo, no, tutto quanto. E quindi è arrivato a quel punto. E Mario Rabbids è un videogioco che ha venduto più di 10 milioni di copie, cioè nel senso è stato un bel successo, e è un videogioco valutissimo, anche proprio a prescindere dalle IP coinvolte. È uno strategico a turni che è veramente brillante. Io ho il primo, e nel 2022 uscì il seguito, altrettanto brillante, ma che purtroppo ho venduto un cazzo. Sì, me lo dico. Purtroppo quando Ubisoft fa qualcosa di buono non vende niente. Ah, quindi Ma stai dicendo che sai, mo Assassin's Creed Mirage farà un fottio di cose. esattamente, Che ma è merda, cavolo. quello. Oh, guarda che Ubisoft in primi anni 2010 fece perle come Child of Light, Valiant Hearts, cioè veramente roba bella. Ma la gente di qualità ci sta a Ubisoft, perché arriva a sviluppare in una software house del genere. Cioè, veramente ci arrivano i migliori. Ci arrivano i migliori. Guarda, io so quello che c'è sta dietro per essere preso a Ubisoft. È una cosa Madonna, veramente da. Sì, ti sì, sì. ricordi una volta stavo tipo facendo una battuta, non mi ricordo, stavo con te e tipo diciamo possiamo soltanto giocare a giochi di una nazione in Europa e io dico Francia, che ci sta in Francia? No, Ubisoft, perché sono giochi Ubisoft e tipo no, 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 me lo ricordo molto. no, ma infatti Ubisoft è una merda, ma per i dirigenti. È una merda per i Ah, beh, sì, dirigenti. oh. È come Cyberpunk. Molto peggio, secondo me. Ah, parlando di un Sì. altro gioco che è No, caduto un attimo, Death fra Loop. Cyberpunk Vanilla, fra Sì, vabbè, Vanilla sì. è imperdonabile. Vanilla sì. Da quanto Beh, che ho dicevi? visto, Destiny 2. Però guarda quanto sei caduto in basso. A me non mi ha mai attirato. A me, io mi ha sempre attirato. Volete sapere una bella cosa? Il Ma le ruolo di Telecom. valutazioni, Afra, le valutazioni io non ho mai visto Ah, su sì, Steam vabbè. estremamente Vabbè, da dove 11%, porca troia. Da dove negative. Non iniziare, l'ho ragazzi? mai visto, manco. Cioè, mi è mai capitato estremamente negativo. Non ho Sì, a me parole. pure, il massimo che mi è capitato è stato per lo più negativo quando ci abbiamo fatto il boicottaggio a War Thunder, che pure Non ho quello è stato un parole. fiasco allucinante. Però vabbè, Destiny Non ho 2, parole. Destiny 2. Allora, io ci sarei sempre voluto giocare a Destiny 2 se non fosse per un piccolo fasto. Il router Telecom non è gestito dai server di Destiny 2, capito? Ok. Ci sta un errore che non mi dimenticherò mai, si chiama l'errore cabbage, errore cavolo. Tu stai su una mappa, inizi ad andare. A un certo punto vedi, strano, sento che qua ci dovrebbero essere dei nemici, eppure non ci stanno. Continui,
E vai avanti per un quarto d'ora, mezz'ora, tutto totalmente vuoto, finché errore cabbage. E tutto quanto il tuo progresso delle ultime 2 ore è stato ben annullato. Ottimo, ma senti, ma l'abbiamo caricato l'ultimo video su YouTube? Che sarebbe l'ultimo episodio di Final Fantasy 2, sì. Cioè, sì, l'hai ricaricato tu? No, Ah, io no, però pensavo allora che no, sarei allora io no, tu no, appena che non c'è. il nostro moderatore, ragazzi. No, no, non l'ho ancora. No, Ok, comunque. l'episodio. Ah, infatti l'episodio 6 manca. È da caricare, è da caricare. Vabbè, mo ci penso io. Tanto Lo lo metto a fai tu? fuoco, sì. Oh, ricordate i tag. Ricordate. Guarda come l'ho Dovresti. messo io l'altra volta. Solcando l'onda del successo, sì. Certo. I tag, tu come li hai messi? Io, Final Fantasy 4, 12 visualizzazioni, ragazzi. Il 4? Ah, il 4 del 9, ok. Esatto. Oh, buono. Ok, Buono. io metto sempre il mio privato perché così c'è il tempo di cambiare tutto quanto. Boh, tanto si mette a lavorare. Ma comunque, fra, dai, cioè, io sto a cercare qualcosa su Steam. Tra 5 minuti, dai, appicciamo alle 10 Final Fantasy 9. Mentre sto... Intanto che tu cerchi, io ti devo raccontare una cosa perché ho visto una cosa che mi ha fatto godere appieno. Ieri ho iniziato Outer Wilds. Ah, non me lo spoilerare, io non l'ho fatto, non ce No, ti ho fatto pochissimo, però ok. Vai. l'ho. Allora, Dicevi. parliamo di una cosa che mi fa molto godere. Tower of Fantasy a 68%. Ok, tu direi, chi cazzo è? Allora, questa è una cosa puramente personale, però la devo dire adesso che sono live, così sarà posterizzato nel... Quando uscì questo gioco un anno fa, tutte le persone lo incitavano come l'uccisore di Genshin Impact. Ok? Ok. Io ero scettico, ma ero emozionato. Io pensavo, un videogioco che può far competizione a Genshin Impact e che quindi non impedisce, quindi spinge la odio verso idea su Genshin Impact, perché all'epoca era uscita Inazuma, la terza regione, che era la regione che era stata ricevuta peggio, relativamente parlando. Di storia era quella peggiore, relativamente parlando. E quindi finalmente qualcosa che spinga la Ovioverse a impegnarsi di più, cioè a non avere totale monopolio. Poi uscì Tower of Fantasy. Ci giocai con i miei amici. Vuoi sapere qual è stata la mia prima esperienza con questo gioco? Il gioco era in cinese. Vabbè, il gioco è cinese, ci può stare, devo soltanto andare a cambiare. Tutti i miei amici lo cambiano. Io, il menu a tendina per cambiarlo, non ci stava a me. Ma? Cosa sono dovuto andare a fare? Ci stava un file nel gioco che mi impediva di cambiare lingua. E dovevo cancellarlo. Sai questo file come si chiamava? Gloria al partito cinese. Non sto scherzando. Ma che Gloria al cazzo? partito cinese. Cancelli quel file e poi puoi cambiare lingua. Esatto. Ma che cazzo? Poi, che cos'è Ma Tower of che... Fantasy? No, vabbè. Tower of Fantasy è un MMO multiplayer gacha. Ok. Immagina creare un MMO PvP, che c'è il PvP, gacha. Indovina che succede? Il pay to win è allucinante. Non Che puoi fare un gioco. Allora, quasi tutti quanti gacha hanno il PvP. Però hanno il PvP che è sì pay to win. Però nessuno è atroce come Tower of Fantasy. Ok? Il gioco Tower of Fantasy, quando è uscito, è stato uno dei giochi più buggati al giorno di rilascio che io abbia mai giocato. Letteralmente era ingiocabile per più di un'ora senza avere un bug che ti impediva di proseguire.
di dover chiudere, riaprire e così via. Le casse di gioco, un po' come quelle di Genshin Impact, erano lockate a tempo. Cioè tu dovevi entrare, aprire la cassa, dovevi aspettare 2 giorni che quella cassa ti aprisse, togliendo così immediatamente tutto quanto la felicità e la dopamina immediata che ti dà Genshin Impact. La Ok. mappa era una tavola verde e basta, a mo' di Aloy Fit. No, Aloy Fit è Aloy Fit è Breath of the Wild, appunto. Era una tavola verde con nemici del cazzo. Il pay to win a day one era: non hai trovato la truppa, l'unità nuova? Non puoi andare avanti. Punto e basta. E la cosa più divertente è che questo era il day one. Quella truppa adesso è inutilizzabile. Capito? Ogni unità che esce rende totalmente inutile quella precedente. Ottimo. Quindi in questo gioco, se tu non spendi un minimo di 50 euro per farti una truppa nuova, ma solo di quelle nuove, non puoi andare avanti. Ottimo. Ok? Poi che cos'altro? La cosa però peggiore di questo gioco è la community. Allora, per il presupposto che questo gioco ha avuto un calo di giocatori così forte che chiamarlo MMO è inutile. Questo gioco è uscito che ci aveva ogni regione 250 server. Dopo la prima settimana ci stava una persona a server. MMO. Infatti hanno dovuto fare dopo soltanto 4-5 mesi il merging di tutti i server. Oh, Poi Madonna. stava di la cosa peggiore di questo gioco è la community. Perché non soltanto hai presente il meme del copium? No. Con la che si prendersi per il culo da solo, insomma, no? Con la Boh. fammi fare un tiro di copium e si prendono per il culo da soli. No, ragazzi, non capite. Adesso gli sviluppatori risolveranno tutto quanto. E là, è fatta. E si fanno un tiro de cose. Ok, Perché? ok. E poi, se citi il gioco Genshin Impact, vieni bannato da Reddit. Solo se scrivi Genshin Impact, vieni bannato. No, vabbè, E Madonna. lo sai la cosa divertente qual Madonna. era? Vabbè, Quando il gioco partita stava per uscire. cinese. No, la cosa ancora più divertente. Quando il gioco stava per uscire, gli sviluppatori di questo gioco sono orribili, eh? Gli Sì. sviluppatori dissero, testuali parole, questo sarà il gioco che ucciderà Genshin Impact. Gli sviluppatori l'hanno detto, eh? In una livestream. Vabbè, ok, questo è tipo girato sorprendentemente bene Cyberpunk, ok. E quando e tutti quanti quelli là che andavano dietro che odiavano Genshin Impact, no, ragazzi, Genshin Impact è morto. Guarda, questo gioco è incredibile. Poi quando è uscito il gioco, ed è uscito a meta, no, ma che stai dicendo? Gioco Ora. fantasy è totalmente un altro genere. Non ho mai avuto intenzione di competere con Genshin Impact. Ma che stai dicendo? Cioè, ho le stesse persone. Quindi ciò spiega nella media, che anche se dovrebbe essere uno per lo più negativo minimo per me. E ieri, no, l'altro ieri, gli sviluppatori, dopo un anno intero di cali e così via, hanno detto che avrebbero raccolto in un periodo di un mese, se non sbaglio, feedback perché avevo fatto un reboot del gioco. E io guarda, lo Ok. spero, eh. Questo gioco. No, a me. Ah, non ho detto la storia. Senti questa. Questa ti farà ridere così tanto che tu non puoi capire. La storia del primo mondo è la storia nella top 5 delle storie peggiori mai fatte del gaming. Scusa se ti interrompo, c'è sta Elden Ring a 30 € su Instant. Non lo so, bro, perché io ho altre cose, ho Jungle Core, Baldur's Gate, Vital Company, mi vorrei comprare Final Fantasy 7 Remake. La Cioè, Madonna! No, sì, bro, ho tante cose che vorrei comprare. Cioè, il The Ring che già l'ho perché. giocato, che già c'ho 1000 ore su The No. Ring, cioè, lo trovo un po' Quello sì, inutile in quello sì. realtà.
No, quello sì, però che giocarci insieme sarebbe. Sì, quando uscirà il DLC ci penserò. Ok. Comunque, non finire di tirare così a te. Senti questo. La storia Vai. del mondo 1 è nella top 5 delle storie più brutte che io ho mai visto presentate in qualsiasi media. Tanto è vero che quando è uscito il mondo 2, i sviluppatori, una volta che fai il prologo, ti fanno skippare automaticamente tutta la storia del mondo 1. Così. Madonna. Infatti i giocatori sono confusi. Ragazzi, scusate, ma prima io sto parlando di questo personaggio e poi così mi trovo a caso in questa. Sì. Cioè, tu devi tornare apposta per vedere il primo mondo. La storia del primo mondo è così brutta che gli sviluppatori l'hanno ignorata e ti fanno saltare automaticamente quella storia. Okay. Madonna. This is. Tower of Fantasy è un gioco orribile. Vabbè dai, vogliamo iniziare? Yes. Ok, soffiata. E si inizia. Lo sai che sto tentato di The Elder Ring? Che io c'ho voglia di giocarlo, però c'è quel problema che ti dicevo che tante cose non me le ricordo. Guarda, se tu vuoi L'idea. fare. Guarda. A me non mi dispiace fare una live che tu streami, io ti guardo senza che io gioco, perché io ormai sto entering così bene che basta che ti guardo. Cioè, per me va bene lo stesso. E poi fare una live insieme veramente al DLC. Ma senti, se te. Se metà te lo prendessi io, nel senso perché so io che comunque vorrei tanto giocarci insieme, ok? Cioè, so io che lo voglio ardentemente. Quindi, cioè, nel senso, se metà te lo prendessi io. Cioè, Forse. penso sarebbe proprio una bella esperienza, capito? Cioè, c'ho proprio l'acquolina. Sì. Guarda, te lo riconfermo perché poi dovrebbe essere comunque una cosa perché dipende anche, ammettiamo, dal costo che a cui arrivano Armored Core e Baldur's Gate. No, sì, però ti ho detto, è mossa a 30 su Instant, capito? Sì. Vabbè, diamo comunque priorità a Baldur's Gate come live sicuro, quello sicuro. Però sì, si potrebbe fare. Ok, cavolo, che si va? Dove si va? Allora. Aspetta che appiccio. Condividimi su Discord intanto. Faccio. Ok, allora fai quella. Ok. Condividete pure a te su Discord. Condividete pure a te su Discord. Faccio. Dove Se mi ci prende male. porterai oggi, capo? Ok, allora vi porto il Final Fantasy. Tra l'altro oggi ci ho pensato, mi è capitata una fanart bellissima dell'8. Dico cazzo, ci cioè, dovremmo fare pure l'8. Vabbè, diciamo dai, abbiamo qualche giochino Sì. Tra da l'altro, se non sbaglio, l'ho uscire. visto ieri su Instant a tipo 8 Fra, ridimmi un attimo. Ridimmi una. Allora, sì, no, era mixer. Allora, mixer audio. euro. Sì, vai. Sì. Molto basso, non la capisco. O c'ho le orecchie mie che vanno a cazzo di cane, dipende dal giorno. Sì, Allora. si chiama Alzheimer. Sì, si chiama Lo timer delle orecchie, sì. Alzheimer. Allora, inizia il volume. Ma che cazzo che si è di? Ma non mi dici che.
Scusami un attimo, guarda, guarda che figura di merda del live, eh. Non è che... Eh sì, figura di merda del live. Fatto. Ragazzi, stavo con l'audio del gioco, non era nelle cuffie. No, però ancora. Scusami. Che vuol dire? Ancora, Ce la puoi fare, Franco, qua. che... No, io stack, perché non me lo prende nelle cuffie? Comunque, Comunque, te lo dirò, domani non ci sarò. Quindi oh, purtroppo... Non so come mai niente live. come mai? Perché ho una vita sociale anch'io. Incredibile, ragazzi. Lo so, siete sorpresi anche voi, però succede, succede. Allora, il dispositivo di output è e RealTech del adesso invece ancora non capisco che sta succedendo. Aspetta, dispositivo questo. Oh, Bro, calma. non mi prende Final Fantasy nelle cuffie. Provo a uscire e entrare. Il gioco. Allora. Scusa, fammi provare prima se tipo YouTube in a caso. No, non si sente proprio. Quest'altro? Adesso c'è... Allora, YouTube va. Ok. Invece, Se rompe le proviamo cuffie con... live, signori. Allora, no, YouTube va. Invece, il 9. Allora, monitor, risoluzione... Ok, vai. No. 9 non va. Capisco che cazzo... Quest'altro? Ma? Finito. Come adesso? Zack, zack. Non mi si sente il gioco. Che cazzo sta succedendo? Allora. Non mi si sente, adesso proprio non mi si sente. Che fa? Oh, suono. Allora, in game il suono è giustamente on. Esci dal gioco, Stava andando riavviamo. troppo bene. Allora. Sound volume, eh sì, tanto sta a 50, musica, cioè sta a 50 musica, suono a 100, non dipende da... Allora... C'è qualcosa che non mi quadra. YouTube? Va, YouTube va. YouTube va e stiamo con Realtek, quello di sempre. Invece se andiamo su impostazioni mixer Realtek mixer volume Google Chrome già predefinito, mentre c'è pitch Final Fantasy 9 che non mette musica. Oh, mo va, a caso, non ho cambiato un cazzo, mo va, vai. Non capisco proprio che ci abbia avuto. Ok, mo Cosa? va Sto gioco che bene. si bugga? Mi è nuovo. No, magari qualche conflitto con la mod, perché non c'ha proprio senso. Allora, fra, ci siamo? Eh sì.
Ok. Allora, Dove andiamo? Dove ci rechiamo? saltanza, innanzitutto, cos'è secondo te? È una canna da letto. Grazie a K. Però nel senso, comunque, sfarzosa com'è. Eh sì, bella rosa. Quindi due letti singoli, però è. O è un albergo molto importante, o è. Vabbè, sì, è un albergo perché poi ci stanno pure i due letti qua sotto. Ma tu. Comunque. Tra l'altro, Eh? vai. No, Prima tu. guardate le prospettive, tra l'altro, fra. Cioè, guardate, vede pure fuori dalla città. È sempre uno scorcio, come se fosse A una mela, sì. sezionato, sì. Dicevi? Ribadisco quella della la cosa che ho detto l'altra volta, ovvero vorrei avere una camera da letto così, ovvero con una Voglia. scalinata interna e così. Voglia, voglia. Allora, fra, usciamo da là. E proseguiamo la storia di Cloud e Skull. Esatto, e cioè apriamo il Kingdom Hearts. Ok. Allora, Dai, parliamo con le racconto guardie. subito. No, là, quello già ci avevo parlato e gli ho detto che non si può passare. Ok. Torniamo indietro, anziché andare avanti, torniamo indietro. Quindi qua. Sì, esatto. Vediamo se c'è qualcosa. Allora, Qua fra, sta parte io sotto. non è che me la sono studiata, perché da quello che ho visto non. Cioè, nel senso, non è che c'ha segreti. Allora, è stato Sid ottava ad aver scoperto la forza motrice della nebbia. Ci dice la guardia. Aspetta. Io ho detto la statua di Sid Pabul 1, primo. Costruito in occasione del quinto centenario della nascita di Sid I, realizzatore Maestro Rolando. Ok, buon per te. Sid VIII, ad aver scoperto la forza motrice della nebbia. Ok. Qui l'Ilbrum è probabilmente proprio la nazione che ha scoperto, che ha creato proprio le aeronavi. Di qua si Qui va non a c'è. terminare il eh? Ok, no, no. E allora, guarda, ci sta il. O per tutti i pescenti. I pescetti. Che cazzo è Cazzo. pescenti? Ma quello è il cargo ship. L'idrovolante più imitato dai migliori macchinisti. Bra, ho sbagliato. Sono Non ti sceso. preoccupare. Non ti preoccupare. È insuperabile. Gli altri a confronto vogliono delle bagnarole volanti. Ok, c'era praticamente sto pilota che ci commentava il veicolo con cui siamo arrivati. Ma il cargo ship quando sono arrivate le guardie mi hanno detto che era una bagnarola grossa. Infatti, esatto. Allora, capo macchine Zebolt. Senti tu, non sai dov'è? Credo al porto principale. Ho capito, grazie. Accidenti, Zebot non esce mai dal cantiere dei idrovolanti. È innamorato pazzo del cargo ship. Dai, infatti facendo a parlare. Eccolo. Ah no. Dove andate a finire? Dove andate a finire, Allora, quindi il trasporto all'Imblum, che è un po' l'equivalente alla nostra ferrovia, è l'ICAP. Allora, quello che abbiamo visto prima era un macchiniere, ok? Pure il pilota qui che sta a osservare il cargo ship dice che è quello più imitato dai migliori macchinisti. E quella guardia di prima ci ha detto che Zebolt non esce mai da, diciamo, dall'officina, ok? L'officina a noi adesso ci è privato l'accesso, te lo dico perché l'abbiamo già incontrata in realtà. Ci si arriva per la strada vicino alla camera da letto. Quella che Ok. c'è la guardia sotto che ci blocca il passaggio.
E ti dice ingresso vietato. Allora, stai a Dove? sistemare. Sì, sto parlando un po' di cose. Quando faremo queste 99 fasce? È una bella domanda, anche perché non me la ricordo. Ma che cazzo? Detto molto sinceramente. No. Allora, no, Delusione. no, qualcosa c'ho un'idea, però. Allora, io sto mettendo il colbacco a vivi. Ma io l'ho messo a Ghidan. A Ghidan ho messo l'idro bracciale. Che sì, te lo stavo per dire, guarda dell'idrobracciale che l'abbiamo trovato nella camera da letto. Allora, ruba più quill e siero. A Ghidam gli metto pure il busto ferrato. Liant Ward a Steiner. Delmo di Aigan Steiner. Rio, Excursione barra magica. Poi sì, alla fine qui si upgrada solo, ragazzi. Cappello Merlino, sì. Allora, a Garnet gli mettiamo un bel colbacco. No, pure il cappello da Merlino volendo. Fascia di pelle. Ok, quindi praticamente adesso c'è Vivi che imparerà sinergia. C'è Gidan che imparerà siero. Ruba più quill. E c'è Steiner che è dividi d'impera, tenebra, level up, esorcista, altruismo. Vedi, siamo già fa bella complessità, eh. E attiviamo qualche abilità. Allora, sinergia, unisce al comando, attacca l'effetto addizionale degli status nascosti nelle armi. Vedi quello che mi dicevi? Non me lo ricordavo. Ok. Poi lo mettiamo pure a Gidan. Allora, questa qua mi interessa molto. Ovvero, distenebra che prevene uno status climb. E Questo però soltanto nel caso che sia. Ho troppo certo. gentleman io però mettere sinergia, però ne parlava bene. Allora, sai che c'è, quello conviene attivarlo, cioè magari adesso non c'ha senso quando ci troviamo in contesti esorcista. Esatto. Vedi, già adesso ci stanno a cominciare a star strette Però le non ho passive sue. piatto. Esatto. Allora, proseguiamo. Aspetta, apply. Ah, Oh, questo esorcista. Half-Life, Adoro. oh. Aspetta, Ah, aspetta un po'. oddio. Mi piace questo. Altruismo. Oddio, questo Pip velocizza il level up, ma che cazzo? È fortissimo. Però adesso Però faremo delle figate tra oggi o domani, cioè vabbè, possiamo passare. valgo? No, lì non c'è nulla. Ah, pensavo che era un altro cambio di scena. C'è un, vabbè, un'interazione, ma niente che ti dice che vabbè, non l'hai beccata, è lì davanti in primo piano. Bisogna salire a bordo da qui. Vabbè. Sai, un altro videogioco nel mentre che vai avanti della Square dei tempi d'oro era Vagrant Story. Oppure Craft, il miglior strategico di tutti i tempi, è considerato Final Fantasy Tactics, che è considerato anche uno dei videogiochi con le migliori trame. Quello sarebbe da fare, porca troia. Madonna, Madonna, Madonna. Ecco, allora. Cazzo. Allora, l'operatore di della esattamente in dubbio, da proprio. Ah no, il Cosa? ciappellano sta. Ah,
Ah, cioè, questo è quello che diceva tutto quanto la mappeggiatura. Questa ascensore collega i tre livelli del castello di Lyri, primo punto. Quindi tre livelli. Al primo livello, sotto la nebbia, anzi, sotto la, aperte virgolette, nebbia, chiuse virgolette, virgola, è una funivia che porta all'uscita posteriore al porto, punto. Dal primo livello si può accedere al castello anche senza idrovolante, punto. Poiché ora c'è nebbia, virgola, tutte le uscite sono bloccate per questioni di sicurezza. Quindi la nebbia si sta espandendo. Il secondo livello è dove siete arrivati voi col cargo ship, appunto. Dal secondo livello si va a borghi del regno di Erca, appunto. Al terzo livello c'è una sala, c'è la sala del Granduca e la sala del Consiglio, appunto. Io e il Granduca siamo sempre su al terzo livello, appunto. Per accedere al nostro piano ci vuole il permesso, appunto. Senti, Taga, ma che ti vuole il Granduca? Sono stato un sacco di tempo all'Innsbruck, ma quello non l'ho mai visto in giro. Il Granduca è un uomo eccezionale, ingegnoso. Guarda Steiner. È un po' strano, ma affidabile. Era buon amico di mio padre. Che bella. Chissà se il Granduca Sid mi ascolterà. Dai, non preoccuparti, al massimo lo costringo io con le maniere forti. Signori, virgola, siamo quasi arrivati al terzo livello, punto. Che bella che è Garnet. Madò, calmati. Granduca, virgola, la principessa Garnet è arrivata da Alexa di Alexandria qui, punto. Guarda che inchina. Ah, che Granduca. Ma dov'è? Strano e vuoto. Oh? Puri puri. Puri puri. Ne è passato di tempo. Uno scarapuri! Benvenuti! Ah? Dai, che cosa fai? Non è mica la prima volta che vedi il Granduca, no? Ah! Ma quello è uno scarabù! Sì, è uno scarabù gigantissimissimo! Per tutti i cavalieri della tavola rotonda, che facezia è questa? Aspetta! Avrete la tavola rotonda? Quindi anche l'Inghilterra esiste in La quell'altra. principessa rischia la vita per vedere il Granduca e voi fate beffa di noi. No, questo è troppo. Calmatevi ora, punto esclamativo. È lui il Granduca, punto. Continuate a canzonarci. Aspetta, Steiner. Riconosco i suoi baffi. È lui. Sì, sono io, Buriburi. Sono Sid Fabul, Buriburi. Sapevo che eravate voi quel ciondolo di artiglio di drago. Capito quello di Garnet? Mi dispiace che dopo tanto tempuri mi dobbiate vedere in queste condizioni. Permettete di spiegarvi, punto. Se Guarda ne si Steiner, fa, che sei. virgola, uno sconosciuto si infiltrò nel castello e aggredì il Granduca Sid nel sonno, punto. Ci precipitammo a soccorrerlo, virgola, ma, puntini puntini, ormai il Granduca era stato trasformato in Scaraburi e la Granduchessa Hilda sparita, punto. Quindi Occi. c'era pure una moglie. Ah, sì, ma che importa? Incredibile! Solo noi ci saremmo potuti infiltrare nel castello. Bella pistola di Jacob, Sidan. Pistola Bella? di Jacob. È un espediente Allora. narrativo. Quando una cosa viene detta, deve sposare la Immagino. storia. Non vai a dire che ci sta un fucile appeso al camino se poi il fucile non viene usato. Questo è il concetto. Ah, interessante. Perché Jacob? No, perché era lo scrittore, non mi ricordo se è stato il primo a scrivere questa cosa del tipo di punto di vista di trattato o della sua storia, però. Ah, ok. Allora siete stati voi? No, non sono stati loro, Buri. Tu che ne sai? Che ci conosci? Ovviamente, Buri, al minimo Consorano deve sapere. Granduca, sono venuto per chiedervi un favore. Ah sì, Buri? Ma parliamone domani. Oggi sarete Buri stanchi. Domani sarò tutto orecchie. Va bene, allora a domani. Prego, signori, vi ricordo questa parte, punto, il pranzo è servito, punto. Per quanto ti piace fare il toccare il candolo.
Ecco Scara. Mi sto seguendo da una TV Buonasera. enorme 4K. Ah, quindi finalmente Ah. ci segui con l'equipaggio degno di noi. Buono, buono. Vai. I pranzi di corte sono davvero stomachevoli. Ma Daga ha il palato fine, le piace mangiare quella roba. Io preferisco le pentole. Piatto del giorno, zuppa del silenzio. Niente male. Che cazzo di zuppa del silenzio? Cioè, devi mangiare e stai pure zitto. Oh, un altro delle cose iniziali. Vabbè, Ok, ma anche perché quanto spicca rispetto agli sì, altri. è tipo nel senso, come su Giorgio, lo senti se potrebbe essere qualsiasi di noi, che poi sta uno con i capelli così. Ovviamente ci riferiamo a quello a sinistra. Esatto, quello col naso che sembra un bottone. Sì, quello col fungo. Oste, per me la solita brodaglia. Ehi, ma guarda che c'è! Il criticone delle mie zuppe! Vidan, che fine avevi fatto? Ti trovo in forma, giovanotto! Sì, infatti, va tutto bene. Allora, un zuppo del silenzio? È pronto in un attimo! Guarda cameriera con quei sì. Perché Perché non ti non tagli ti di togli di me? mezzo? E caramba! Senti! Sì? Che ridiresti di un girito trovolante tu e io soli? Che provolone con tutte, con tutte. In idro che? Non ci sei mai stata, vero? È bello! Davanti si vede il castello dell'Innum. Ehi, È una vedo, fa donna! troppo vento con quella coda. Mi raffreddi la zuppa. Parli tu che ne hai una identica alla mia. Vuoi paragonare la mia coda alla tua? Oi, oi, ragazzi, andate pure a litigare. Sono già dimenticato come ho fatto questo prima. Come hai Ora, fatto? furri. La voce dell'oste. È un furri. Ciao, Gidan. Ciao. No, non mi dica furry perché non è un furry, ti prego. No, cioè, Ti bro, prego, no, no, se vai no, sul Build proprio per niente. 34, Proprio ritrovi per qua. niente. Proprio per niente. Mi Vai. sfugge il tuo nome. L'hai Lady. dimenticato. Però gu guarda No, come... me lo ricordo. No, aspetta. Guarda... Oh no, Vita No, si sei faceva ridurre di andato prima. No. avanti. No, no. Sei andato avanti perché... Però se ti facevi caso, mentre diceva l'hai dimenticato, se porge la mano sul Sì, ho petto e visto. scuote la testa, ok? No, me lo ricordo. No, me lo ricordo. Minni, no? No. Capito, Pietto! perché è una topolina, quindi Minnie, quindi... Quello è un topo! Ma dove cazzo lo vedi un topo quello? Guarda, certo sei Barbie. Certo, sei Barbie! No! Ho capito! Tu sei la topina che vive vicino a casa mia quando ero piccolo! Che Caspita, sei una genio, che signorina cazzo. ormai! Smettila, cretino! Dai, che scherzavo, io non dimentico mai i nomi delle belle donne! Fregia, fregia. Clan, Burmesiano! Ti ricorda qualcosa? No. Allora, Burmesia era quella città in guerra da cui sentivamo le grida al di là della porta e Ah, prima di ok. accedere alla caverna di ghiaccio. Porca troia. Testo femmina, età 21 anni, quindi è la più adulta alla fine. Mo. Anzi, no, no, che cazzo da distanza era tipo 37 anni, una cosa del genere. Sì, una cosa già. Mano dominante, stempe destra. Nome Freya. Freya! Guarda che dettaglio dell'occhio pure. Cioè, sti dettagli non si vedevano su Sì, cioè PS1, c'ha però più. Freya! loro l'hanno fatti lo stesso. È una vita che non ci si vedeva. Eppure non sei cambiato per niente. Quanto tempo è passato l'ultima volta?
3 anni forse. Già 3 anni? Hai saputo qualcosa del tuo fidanzato? Ma guarda come inclina il piede. Sì, No, ti vuoi niente. sentire figa? No, Sì, però vabbè, sto guarda che. scherzando. Sì, lo so, però dico pure questi dettagli alla fisionomica, cioè, che caratterizzano un botto. È per questo che sei venuto qui all'Ingroom? Sì, per la sagra della caccia si radunano qui tutti insieme i migliori cacciatori del mondo. Vedrai che lo troverai. Tu non partecipi? Io pasto. Che vigliacco. Non hai intenzione di tornare al tuo paese? Non ho nessun motivo per tornare a Burmesia. E poi Burmesia non ha più bisogno di me. Guarda come parlano, è la prima volta che vediamo Zidane rapportarsi a una femmina in maniera non provolona. Per Lorenzo hai nei suoi pantaloni, siedo. Un'altra biglietta di questo cagionatore. Sta bene, Bran, Buri? Sì. Perciò, però da quando papà è morto mia madre è cambiata. Lo amava tanto, Bui. Sarà stata dura per lei. Ultimamente ci sono strani tipi che girano per il castello e lei non mi dà più ascolto. È irrequieta e temo stia tramando qualcosa. Il popolo di Alexandria non si fida più di lei. Tutti dicono che le cose sono cambiate dopo la morte di papà. E così vi siete pure rivolti a me che ero amico di vostro padre. Sì, sono certa che mia madre ascolterà i vostri saggi consigli. Aspettavo lo scanalante perché volevo fuggire dal castello e venire qui da voi. Casualmente mi sono imbattuta nei Tantarus che volevano rapirmi. Casualmente? Oh no, Buri! Sono stato io ad ordinarglielo! Come? L'avevo promesso al re di Alexandria che avrei protetto io sua figlia dopo la sua morte. Mi ero accorto che stava succedendo qualcosa di brutto nel vostro regno. Tuttavia, non vi potevo intervenire direttamente. Sarebbe esplosa la guerra. Visto che Calò mi doveva un favore, gli ho chiesto di spacciarsi per una compagnia teatrale e rapire la principessa con lo scenalante. Il regno di Alexandria non ci ha ancora chiesto aiuto. Perciò, se agiremo con buona cautela, non si accorgeranno di noi. Ho visto i maghi neri a Dali, golem senza cuore mossi dai poteri magici. Era un intero esercito gestito da Alexandria. Non so cosa succederebbe a Vivi se mia madre usasse questo esercito di maghi neri per. State tranquilla, anche se ci provasse i nostri idrovolanti non glielo permetterebbero. Lasciate fare a me, Buri. Aiutatemi, vi supplico. Su, non c'è bisogno di tanti convenevoli, Buri. Lo faccio in nome dell'amicizia che mi legava a vostro padre. Grazie di cuore. Guarda, questo è un primo scorcio Aspetta, della. qua dietro. Ah, ok. È un Aspetta. primo scorcio dell'area di costruzione, quella di cui parlavamo prima. Aspetta, mi è venuto in mente cosa mi ricordano. Aspetta. Cosa, mi sono appena ricordato cosa mi ricorda i baffi di questo. Dove cazzo sta? Ok. What the fuck? Posso metterlo come immagine e basta questo? No. Ok. Ragazzi. Agli stessi baffi. Fa vedere Twitch. Ah, Agli stessi e beh, baffi. penso che la chat apprezzerà. Penso che il moderatore apprezzerà. Fan di One Piece, vero? Vai, Madonna, vamo. è incredibile. Ma guarda che cazzo si è fumato mentre faceva i personaggi di One Piece. Porca troia. Vai, continuiamo. Ok. Allora.
Dove siamo? Siamo allo scalo degli idrovolanti, le cosiddette anime di Limblum, Furì. Ma è vuoto! Infatti, usiamo l'idroscalo numero 1 come laboratorio di ricerca. Appena 6 mesi fa c'era un prototipo di idrovolante. Un nuovo modello con uno strepitoso burimotore non a nebbia, buriburi. Non ditemi che l'uomo che vi ha aggredito ve l'ha rubato. No, veramente c'è una graziosa fanciulla all'osteria giù al borgo, di cui mi buri invaghi perdutamente. E allora? Così mia moglie Hilda, con un buri incantesimo, mi trasformò in scaraburi. Fantastico. Guarda come sovverte i canoni delle fiabe. Ah sì, ho fatto adulterio. E poi ironicamente chiamò l'idrovolante Hilda Garde prima e volò via. Non tornò più, Burisig. Ho cominciato Burica. Lavori per... Burica. Ho cominciato i lavori per il numero 2, ma con me in queste condizioni non procedono. Sono stato un buridiota, ma per la questione di Bran farò del mio meglio. Però la porta sud è danneggiata, come si fa ad andare ad Alexandria? Per quello non vi preoccupate, stanno già riparando la porta. Una volta a posto ci andremo insieme. Sì, e mia madre vi darà ascolto. Granduca, che spavento. Quando mi hanno detto che lo scinalante era caduto, Maccalò ha un'ottima squadra e tutto si è burisotto bene. Burisotto. Quindi stanno bene. Sì. Mamma mia, che sfondi, che sfondi. Calmati. No! Buongiorno, Gidan. Sei già in piedi? Sì. Visto quanta gente c'è all'Inglum? È tantissimissima. Ma se uno vuole stare solo, come fa? L'Inglum è sempre così, piena di forestiere. Gente che ci viene per diventare pilota, attori di teatro, aspiranti pittori. Accidenti. Certo, poi ci sono i disadattati come me. Sai, ho vissuto tanto tempo qui con i Tantaros. Perché vi date qui? Il nostro covo è nel borgo teatrale. Sto andando lì, vieni con me? No, io faccio il giretto al borgo. Se vuoi ti accompagno. No, vado da solo. Ah, ho capito. Sei in cerca di donne, eh? Dobbiamo aspettare in tempo reale. Vivi scopa. Allora, Final Fantasy, come ti accennavo l'altra volta, è rinomato tra le tante cose, anche per le città, quando esistevano ancora, prima del 13. E praticamente questa città è la più grande di tutto sto capitolo. Ok, ci troveremo l'ira del dio delle interazioni. Dimmi delle bambine che saltano con la corda, per favore. Quello no. No! Senti, Cupo, spiegami tante cose, ti prego. Va bene. Oh, questo io farò la fatica. Farò una lezione sul lavoro del fabbro. Vai. Il fabbro, l'officina. Oltre alle botteghe dove compri oggetti per l'equipaggiamento, c'è l'officina, dove gli oggetti vengono soldati e trasformati in articoli nuovi e più potenti. Per farti saldare un articolo nuovo sono necessari 2 oggetti e certamente un po' di soldi. Gli oggetti necessari e il costo di saldatura variano in base a ciò che uno si vuole far fabbricare. Guarda per esempio questo lettino. Ma quella è una doppia lama. Tipo quella di Dark Souls 2. Oh mio Dio. Oh, crafting. Deve essere la tua officina. C'è una anche a Limblum. Se tempo fa ci sta. Hai capito perché abbiamo preso... No! E dobbiamo... Che cazzo dobbiamo farci con 99 cose? Allora, praticamente questa è una cosa che manco nelle guide strategiche c'è. C'è un escamotage che io l'ho visto fa da Sabaku. Per cui adesso te lo posso dire. Praticamente c'è una rottura, in questo modo, del sistema, diciamo, di economia di questo capitolo. Ovvero che noi arriveremo a fabbricare degli oggetti e poi rivendendoli
guadagniamo di più che se vendessimo i singoli pezzi, non arriverebbe, cioè c'è un margine di guadagno maggiore Sì, fondendo ok. piuttosto che rivendendo i singoli pezzi, piuttosto che la somma dei singoli pezzi. Soldi infiniti. A proposito di Esattamente. officina, ti dirò una bella cosa. Ho sentito parlare di un tipo che pare sia unico nel suo campo. Lo chiamano il fabbro fantomatico. Che nome di merda, non ho. Ma non ho idea né di come sia fatto, tanto meno di dove sia. La sua identità è misteriosa. Andiamo avanti. Il mio amichetto fa tutto di tutto, qua. Ehehe, ma. Ok. Interazione offline. No, niente. Ok, qui. Oh. Che vuoi, Coupon? Moldon Mogunet. C'è una lettera per Gitan. Ah. Coupon. Mittente Carmen, let's go. Destinatario Gitan. Hola, Chico. Davvero è stata Alexandria? Mi sento muy triste senza di te. Ci hai creduto? Che loco. Allora sei proprio una brava attrice. Sto creando un teatrino nel borgo d'Alexandria con l'oste che ha lasciato l'attività per il teatro. Con amor, Carmen. La tua amichetta mette su un teatro? Che bello, Cupò. Sento l'altro. Salvatina veloce. Ribadisco, vorrei veramente tanto essere un cupo, un moguri. Immagina, vedo, cioè immagina poter volare, essere Ma più quanto sono alto. belle, ma quanto sono Sì, pucciose. certo, è molto scomodo avere questa palla appesa sopra, secondo Dici, me. lo sai per esperienza. Eh sì. Io non avrei avuto una palla appesa alla testa per... Madonna, c'hai un naso... Se ti giri troppo forte, ammazzi qualcuno. Già, aspetta, ti sei perso. Vabbè. Allora, La quella voce del statua è. cliente. Vai, leggiamo prima quello, vai, vai. La voce del cliente. Il mobilio lo definirei eccellente. I miei vicini di stanza hanno fatto cuoco per tutta la notte. Ma queste cose non me le ricordavo, tratti tutto quanto sottotesto. Fatemi il piacere di buttarli fuori. Che non ci siano al mio ritorno qui. È quello meno innocente. Sembra il più innocente, è il capitolo meno innocente di tutti. Porca No, la cosa puttana. bella è che dice i miei i vicini, quindi sono due, e se continuano a fare tanto cupò, vuol dire solo una cosa, quando fanno sesso urlano cupò. Stato di Popocel. Popocel è un uccello portafortuna che compare in un'antica fauna. Un amante di uccelli comprò una statua e la regalò al padrone di questa locanda. Ok. Guardate, sono gentili? No. Ok. Vaso. Qui sotto. Zio. C'erano le guild. Ah, aspetta. Steiner, uno di altri tre. Aspetta, aspetta, fai prima quella, ricordati, fai prima. Aspettami. Sì. Per Dindirindina, com'è grande Limblum, non mi ci raccapezzo in questo borgo. Donna. Perdonatemi. Maga rossa, che vuoi? Ma da che sei mascherato, da Lancillotto? Ma io veramente mi sono perso, mi portate a castello per cortesia? È una nuova tecnica per abbordare? Credi che possa accedere a un contadinotto come te? No. Togliti tutta quella latta di dosso, sei fuori moda. Come? Vecchietta di sottaceti. Vai. Che fai? Corteggi anche le vecchie come me? Sei visto male. Però un pizzerino ce lo farei anche. Io volevo solo. Dillo subito, no? Mi hai fatto arrostire per niente. Queste sono le nostre specialità, i rinomatisti di sottaceti di Erba Ghisal. Ne Sai cos'è l'erba vuoi? Ghisal? L'hai No? incontrata nel 14? È l'erba che mangiano i chocobo. Ah no.
Ne vuoi una? Tanto Come puzzano? puzzano quanto sono buoni. Va bene, datemene uno. Bleh. Qui la cetina va pazza, mi mangiano a due a due. Però, niente male. Quindi, Alex, state già Forse arretrandoci, come. nella descrizione ci dovremmo mettere Moguri Mod, forse. Vabbè. È proprio arretrato. Cioè, si vede che Alexandria è una città arretrata. Dove sta la prossima Mossy Guild, bro? Lì, prova. No, quella è stata. L'unico posto che non hai visto. Ovvero. Posso non visto. Dietro quel tavolinetto, cioè davanti, cioè vicino allo. Più avanti, no, dall'altro lato. Ah, minchia, si può entrare. Ok, cavolo, dove Allora, andiamo a fare questa duplicazione di soldi? parliamo qui con questa qui. Allora, l'aereo da guerra di mio padre è fortissimo. Anch'io da grande volerò nel cielo con papà. Papà torna subito, piccola. Che bello. Il papà non tornò. Rocco si fece. Lui il campo è molto comodo. Quando ero giovane io si andava a piedi fino al borgo teatrale. Se ci vado a piedi ora ci rimango secco. Le guardie? La sagra inizierà fra poco. Secondo te chi vince? Secondo me vince Ivan. Sì, ma guarda che quest'anno pare ci sia anche una draghiera. Vuoi scommettere? Ci sto. Parliamo col Draghiera nel tizio. senso di dragoon. Esattamente. Freccia. Freccia, secondo te che cazzo era? Che mo so, facendo proprio la quest su fattuzionatori, sto facendo proprio la quest per sbloccare Dragona. Vabbè, Io l'ho fatta tutta, sì, vabbè, un po' una. Vabbè, grazie a caso vai, sì. tu giochi da quando sei nato per la fantasy 14. Domanda destra. Insomma. Oh, mi ha colpito No, pure. non compellere. Aspetta, sto cercando di ricordare quello che stavo facendo. Ok. Mancava il signor Bubbo. Allora, vivi fa shopping. Vai. Questo che è? È proprio attestimissimo! Quasi quasi me lo compro! Quanto è innocente. All'Imbrum vedono tanta roba strana. Sarà roba che si mangia? Dal colore sembra buonissimo. Il mio fratello non ha mai visto la cioccolata e il suo colore che può ricordare qualcosa. Sembrano i supplì di scarabori che mi preparava il nonno. Bottega di oggetti da Alice. Stati per la sagra della caccia. Oggi è l'ultimo giorno di liquidazione. Evviva, c'è una sagra! Sì, signorina, mi dà questo? Sei fortunato, bambino. È un amichetto Muguri? Perché? Questi sono i semi di I Gupò. semi di Gupò. Oh no! Si riproducono per spore! Sono funghi! Questi sono i semi di Gupò, il dolce preferito di Muguri. Ah, davvero? Comunque, ecco il tuo dolce. È l'ultimo. Come sei carino? Tieni, te lo regalo. Grazie. Ah, senti, che cos'è la sagra? È una festa dove liberano tutti gli animali della piazza. Oh no, è la festa del ciglietto di Palestrina. L'Imbrum è Palestrina. Certo, in realtà il castello centrale e il fatto che Palestrina è alto 800 metri, è quello. E rimani? Che bello, allora è come un zoo. Ho capito, grazie.
Madonna, verrà traumatizzato così tanto, Vivi. Ci è andato via. Forse devo dirgli che più che animali quelli sono belli e feroci. Cazzo, io le Madonna, Vivi, allora. Vivi è un mago nero che per qualche strano motivo si è staccato dalla sua produzione. In qualche modo ha dovuto conoscenza. L'ha trovato da un vecchio che l'ha cresciuto. Il vecchio è morto ed è da solo. Madonna, finirà così male per lui. Bravo, vai. Quanto vale finirà per Vivi? La allora, dobbiamo chiudere bene, aspetta, dimentica. Ma che cazzo? Pam, 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 pam. Vediamo la chat. Vediamo la chat. È letteralmente la festa di Tantan. Pam, 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 pam. Ragazzi, ricordatevi, il Kinder Bueno è il miglior snack che potete pigliare. Non La vendita adesso è scherzate, adattata a questi. latte e biscotti in ciabatte, quanto è bello sto gioco. Calmati, bro. Allora, Ma tu aspetta, tu ci parli per prova, tu non hai mai giocato manca a Geometry Dash, cioè. Come ti permetti di. Cioè, tu non hai ancora visto la qualità. se conveniva parlare, vabbè, non diceva. Prego, fate con comodo. Wow, Ok, grazie. ok, ok. Signora Non pensa. Margaret, adesso c'è lei il recap. Ma ai miei tempi ci si muoveva in Chocobo. Ci si impiegava un'ora da qui al borgo teatrale. Minchia, erano Chocobo molto lenti. Ora il recap. A partire da oggi e per i prossimi 3 giorni, il recap si intensificherà le borse in occasione della saga della caccia. Allora, Possiamo prendiamolo. sostituire ogni volta che sentiamo Sagra della Caccia con Festa del Gioietto, per favore. O Festa di Sant'Antonio. Prendiamo l'aircap, il nostro primo viaggetto in aircap. Esatto. E a questo punto direi di andare al Borgo Teatrale. Ti ricordi che c'è al Borgo Teatrale? Sì, il covo dei Tantalus. Comunque, oggi però qua fai 14 un'altra classica avanzata, il Paladino. Mai usata. La stessa Allora. cosa del gladiatore. Donna. Appena arrivati al. Vai. Stava comodo, ma io lì. Stava comodo, ma io lì a capo lo trovo un brutto assurdo. Veramente tutta la città che ha questa architettura campagnola. Ok, stronzo. Ben arrivati al Borgo Teatrale. Il servizio AirCap è attivo tutto l'anno 23 su 24. Prego, fate con comodo. Oh, roba. Borgo commerciale, Borgo teatrale, Borgo industriale, Castello. Comitato AirCap per un futuro migliore. Madonna. Io ti ricordo che Zidane Trinitario. quando si avvicina alle femmine si volta verso di loro. E no, invece sì, c'ha quattro, vedi, c'ha quattro zone sta città. Minchia, è. Meno di palestri. Ma quanto è studio Ghibli sta ambientazione? Ce l'ho fatta a tornare al castello. Dove sarà la stanza della mia principessa Garnet? Io mi perdo qui dentro, è enorme. Scusate, buon uomo, potreste illuminarmi? Dove ci troviamo ora? Ti sei perso, che vergogna, soldato. Dai, ora te lo dico dove veniamo. Dove siamo? Siamo sul ponte che collega il castello con l'idroscalo. Vedi quello lì di fronte? È l'idroscalo. Sì, ma dopo, ma come il castello errante di Ao, eh? Eh? Se per il castello errante di Ao, meno crimine architetturale, però comunque la stiamo. No, a me ne ricordava più castello nel cielo, Eh sì. la puta. Vai.
E quell'idrovolante immenso? Non ti sfugge proprio niente, eh? È l'idrovolante Hilda Garde II. È un prototipo con motore a vapore che vola senza la nebbia. L'ha ideato il Granduca. Riesce davvero a volare senza nebbia? Vai, dubiti, è l'era del vapore, giovanotto, vapore. Vapore e acqua, non nuoce alla salute come la nebbia. Ah, Giustamente, ok? se genera i mostri. Ah, questa è anche questa volta è la cosa ambientale. Esatto, bravissimo. Ah, progresso è qui all'Imbloom. La vera domanda è: come farà Steiner ad attraversare quelle guardie senza farsi fare due domande? Però parla prima con lui. Sì, comunque c'ho dato a quella aristocratica e ha detto: architettura così campagnola, quando mia sorella in Cristo è tutto un gigantesco castello, mi sembra. Tu non hai mai giocato, non hai mai visto qualcosa tipo Warhammer, beh? Guarda, le abitazioni di Warhammer sono qualcosa di allucinante. La terra. È presente una cattedrale gotica. La Terra è diventata un'unica gigantesca cattedrale gotica, praticamente. No, vabbè. Ci sta la cattedrale dell'imperatore, del grande imperatore d'oro, il grande imperatore dell'umanità, che è una cattedrale tipo Notre Dame fatta interamente in oro, alta 2 chilometri. Alta 2 chilometri. Capito? È incredibile quella depitazione di ciò. Madonna. E no, comunque stavo a pensare, mai. Quando esce l'espansione di Elden Ring, se ti va, ce lo rigiochiamo da capo. Io che cazzo ho detto? Io così ho No, proposto. se me lo proponevi, cioè, secondo me, Ti ho invece detto devo così. È sempre, devo essere sempre io a proporre, sempre così, capito? Allora. ragazzi. Il gioco delle carte va forte nel borgo teatrale, quindi poi giochiamo tutti a carte. Non avrai difficoltà a trovarti uno sfidante. Aspetta, prima finisce e parlavo con quelli. Signor E poi Poppo, povere. lo scopriamo a carte. Poveri piccioncini, se non gli do da mangiare io. Ah no, ho parlato con. No, vabbè, sono così emozionata. Mia moglie è una fan di Ruel. Mi dà Mi proprio dà proprio fastidio. fastidio. Oh. Ok, giochiamo a carte E chi è con quel sto tizio. Ruel? Vai, ti dà Raul. carta. È Raul la Raul, persona. Giochiamo a carte. allora. Ok, allora Ancora dobbiamo capire come funziona, vabbè, poi lo vedremo. Allora. io ho delle carte che sono abbastanza forti, quindi. O almeno da quello che sto capendo del gioco come funziona. Allora, che poi potrei mettere benissimo. Allora, Rinoa. Ok. Carte. Allora, esistono 100 diversi esemplari di carta suddivisi in 8 categorie. Aspetta prima di giocare così lo. Allora, Eidolons, che so, beh, le vocazioni mostro. Ma a me non mi ha dato niente, insomma. Eh? Ma dove lo stai leggendo? Dalla guida. Ah. Mostro, arma, nave, boss, oggetto. Ah, pure oggetti, magia e speciali. Possiamo portare con noi un massimo di 100 carte. Quindi facciamo attenzione a non accumulare troppi esemplari della stessa carta. In questo caso sarà bene scartare i doppioni da noi ottenuti meno forti sulla base dei parametri e delle caratteristiche di ogni singola carta. Essenzialmente, di ciascun esemplare è bene tenere in considerazione quattro elementi: la figura, i parametri, la presenza dei triangoli e i punti vita. Ok, Ma io ho capito i punti allora. vita dei 3 numeri che cosa sono. E poi la P e Allora, la aspetta, M che sono. la figura di una carta è l'immagine centrale in essa rappresentata. Il mostro, la nave, l'arma o la magia che la carta simboleggia. A seconda della figura è possibile stabilire la categoria di appartenenza della carta in questione.
ricercandola fra le varie classi elencate sopra. Poi, i parametri di una carta sono 4, sono rappresentati da 3 numeri, che ai livelli più alti possono essere sostituiti da lettere, e da una lettera, tutti posti al centro della carta stessa. Più precisamente, il primo numero indica il potere d'attacco ed ha un valore che può variare da 0 a 9, e superato il 9 dalla A alla F. La lettera che sta al secondo posto simboleggia il tipo di attacco ed ha un valore che può il tipo di attacco, ed è possibile averne di quattro tipi diversi: attacco fisico, che è la P, attacco magico, che è la M, poi c'è la X, che l'attacco viene effettuato contro il parametro più debole tra difesa e difesa magica, e poi c'è la A, Ho l'attacco cliccato. viene eh? Ho cliccato. E poi la A, che l'attacco viene effettuato contro il parametro più basso in assoluto. Madonna, è un casino, è letteralmente un casino. Vabbè, dai, poi lo vediamo. Vai. Mi sa che sono fottuto. Mi è capitato uno stage de merda. Sì, mi sono fottuto. Porca troia. Ah, la prima volta l'ho vinto. No, mi ha preso una delle carte migliori. Madonna. Poi con sacchi di triangoli. Io ho vinto. Ma pure prima ho vinto io, però. Mo ne ho fatto un altro e mi ha Però sfumato. vabbè, è un po' un avversario di merda, fra. Usciamo, dai, proseguiamo. Messo di merda. Aspetta, voglio fare un occhio. Ah, guarda che merda. Giochi con la mia carta, eh? Bastardo. Ma che bello sto gioco. Dai, intanto vediamo la chat. Scara, il moderatore è ancora presente? No! Cazzo! Scara mi ha mandato la foto con la TV. Pochissimo. Comunque io non sto capendo perché a volte che i numeri del coso che danno sembrano una cazzicana, Cioè, ma se avversari così non ci conviene, anzi, sarebbe pure da scartarci un po' le carte. Dai, poi lo famo. Allora. andiamo a sinistra o a destra? Andiamo, no, è a destra. Sopra o sotto? Ah, non è vero, qua non ci sento. Oh, Nico, non ho capito che mi hai detto. Ha detto scopo. No, ti fermi ancora. Guarda il gatto. Gatto chat. Guarda la fata del Chocobo, che bella. Sì, è la cosa a più alto dettaglio in questa stanza. Però ci sta come saluto per quando famo Final Fantasy. Ciao Ciocobini. Ok, mi piace. E poi quando giochiamo a dado, c'ho Bruntini. Michele, aspirante artista. Wow, la saga del ciglietto! Vorrei ritrarre i campani di Montana. Vorrei ritrarre i cacciatori infervorati durante la gara. Wow, mi faccio la penetra qua dentro. Mi avevo incontrato un palestinese, basta. Palestinesi. Allora, leggi il cartello che prima c'era sfuggito, quello a sinistra. Questo. Attenti alle perdite dei piccioni. No. Ok, andiamo a sinistra. Madonna, quanto grazie per la sua città, porca troia. Sono contento, ti piaccio. Allora, no, vabbè. Allora,
Aspetta, aspettami. Ah, era il Como. Sì, ci sta! Esattamente, La paura di bravissimo. Cina ci sta! Che Percina sta? primo! Aspetta, vostra compagnia porta fortuna. Oggi sarà un culino. Aspetta. Ok. Vai. Non c'è È nessuno. stato bello sentirti fuori con il Cina bio. Com'è tranquillo senza di loro? Che bella, colori caldi. Accidenti che sono. È tardissimo. Che sta facendo, Daga? Incredibile che riesce ad avere sonno. Ancora prigionieri. Un rintocco di campana. È finito lo spettacolo al Borgo Teatrale. Comandi. Desidero uscire un po'. Sono desolato, ma il Granduca lo sconsiglia. Tra poco comincia la sagra della caccia. Il Borgo è No, tra pieno. poco comincia Eh? la festa del ciclietto. Il Borgo è pieno di gente venuta per la festa. Con questa confusione è pieno di briganti in giro. E poi solo pochi sanno che siete qui. Io lo dico per la vostra incolumità, non uscite allo scoperto. Va bene. Oh cielo, no. Così non risolvo nulla. Non sono venuto fin qui per essere protetta. Sono all'Imbloom per aiutare mia madre. Vance, eccolo! Rustel, lo sapevo che eri qui. Quando vieni al covo ci devi avvertire, anche noi siamo dei Tantalus. Sì, caro, siamo dei Tantalus. Il boss ce l'aveva promesso. Se tornate col bottino sarete dei nostri. E noi abbiamo il bottino, eccolo. L'ala L'ala di di blu. Blue Avis, un Vabbè. tesoro rarissimo. Visto? Yuppie! Com'è andato il rapimento? Bene, la principessa è qui al castello di Lindru. Bravo, sono contento di averti tra noi. Gliel'hai già fatto il tuo solito discorsetto? Le ha già proposto il giretto nitrovolante? No, sono pieno di lavoro e poi non è il mio tipo. Sì, sicuramente. Capito, non ci sta. Secondo me aspetta una tua mossa. Valla a cercare. Se insisti, forse ci sta. Ok, vado da lei. Chissà se ha già parlato con Sid. Quindi è il tuo solito il giretto nitrovolante. Guarda avanti, portieri. Vabbè, certo. Boh, però la vera interazione sta là sopra. Boh, porca tre quanti kill. Miri Burmesia. Ah, non è. Questa non è la bambola di Ercina. No. Esatto. Ci sta ancora la possibilità che sia morto. No. Leggila, una, leggila nel... No, 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 esatto. Ho letto i semi di pupò. Esatto. Cupo, Cupò! cupo, Cupò, cupo! cupò, cupò! Cupò, cupì, cupò! Andiamo, cupò! Miri Brumesia. Gli appassionati sanno che le miniature della trilogia sembrano vive. Ecco il pezzo più raro. Il batitore dell'asta. Comunque mi piace troppo l'idea di Sì, ma Ercina. hai letto gli altri? Allora, innanzitutto un'asta. Ti ricordi l'asta dove la fanno? No. Perché non mi ricordo, perché mi pare che l'hanno già citata, però non ne so sicuro, quindi. Allora, secondo te dove la fanno l'asta su? Vabbè, sarà una parte commerciale, no? Un mercato. Vabbè, dai, poi ci arriviamo. Ah, l'altra l'hai già letto, ok. Mappa della nebbia. Se i sogni sono infiniti, il cammino è sconfinato. Non sarà certo la paura a farvi vedere la luce. Bello. Luce, eroe della luce, Flatrey. fai parte della tua missione. Flatrey l'intrepido.
Bello, se i sogni sono infiniti, il cammino è sconfinato. Sarto... Invece, aspetta, devo leggere Ciondolo d'argento. Pensavo. Gioiello ancestrale di Alexandria, in argento con pietra incastonata, decorato con l'emblema reale. E invece, hai letto il Mogu Claudio? No, aspetta, mo rimani lì. Mogu Claudio dice: quel pompon sulla testa, quello che dicevi prima del Mukuri, glielo vorrei proprio toccare. Calò nel sonno. Pier Francesco nel sonno. Aspetta che arrivo. Calò e picciò. Madonna, ho Capito? visto. Pensate a come faccio il doppiaggio. Ho visto anche un video troppo divertente. Lo conosci, Maurizio Merluzzo? Ha fatto un video con il doppiatore di Doraemon. Doraemon in diversi accenti italiani. Doraemon pugliese. Oi, Nobita! Avete cucina? Se no mi ha fatto le orecchiette con cibo di roba! Come lo fai bene? Vai, vai. Calò e picciò. Oi, you! Dove Guarda dove cazzo sta. Come stanno? stai? E guarda quel forziere lì in fondo. No, Scusa, ci quella. Che arriviamo! ti ricorda quella struttura? Di architettura che abbiamo già visto? Oddio. Una Allora. porta, una porta. È una porta, quindi è una delle porte come quella là che unisce a E Brumesia. collegano, può essere. Vabbè, ok, in quel senso pensavo che tu intendessi lo stile. Ok, Quindi no. anche quello lo stile, vai. Mi sei rovinato. Come lo fai bene. Quando la foresta si è petrificata, ho pensato che era la fine. Fortuna che c'è sempre una scappatoia. Vai, fallo tu, fallo tu. Grazie al compare che visse il fiume per scappare prima di entrare la mappa a Kitano. Oh, ora dobbiamo salvare il compare. Hai ragione. Prima di tutto bisogna fare bere l'acqua ai feriti per fargli recuperare le forze. Cena, accompagnali tu. E per quanto riguarda Blank e la foresta, io direi che la foresta del male è meglio lasciarla pietrificata. Ah. Veramente. Fermami. Non fraintendermi. I Tapperos non abbandonano mai i compari, puoi starne sicuro. Ah. E quindi? Con quello che ha passato, non credo che Blank voglia che facciamo rivivere la foresta, ma lo tireremo fuori. Ah. Capo, Troveremo il modo. Facciamo ancora in tempo a salvarlo. Muoviamoci, picciotti. ricevuto. Io penso che le doppie R che fa Calò è perché tipo è il grugnito di un maiale. Capito? Ormai sta così. Vai. Cina, che combini? Quest'acqua per un caffè che era bontà. Tu preparo? Che ti ricorda? Il caffè? Oddio, Dai. quello là sopra Dani. No! Vai. Non obbedisce Non agli ordini! obbedisce agli No! ordini. Ai ordini! No, vabbè, non ce la faccio. Ho capito, sì. Ma vado a prendere i feriti. È troppo divertente doppiarci. Ok, donna. Ora io direi di fare così. Andiamo. Perché so già i perché. Madonna, già, porca zozza. Abbiamo passato un'ora a parlare del mercato giapponese nel 2007, Allora, no, finiamo sto borgo, tanto è l'ultima schermata. Hai parlato con loro? no? Sì. Sì.
Ma tu non ce l'hai? Ah, io perché ci avevo parlato prima, ce n'ho un'altra. Vabbè, vai, Questa scendi. qua. No, No, pure vai un'altra, avanti. vabbè. Scendo. Sì. Scara come doppio. Le donne che vogliono vedere questo, immagino. Presidente del fan club, per favore, non spingete. E tu chi sei? Finalmente qualcuno che mi... Vai. Finalmente qualcuno che mi dà retta. Sono Kidan, il famoso bandito di Tantalus. Conoscete la mia banda? No! Ti dispiacerebbe non disturbarci? Pofunk, pofunk! Presto di Reul, dov'è? Quanto diavolo ci vuoi per far aspettare? Non vi agitate, arriva fra pochissimo. Vieni qui, vieni qui, bello, bello. Hello, babies! Questo lo faccio io, eh. Che odioso. Vi ringrazio per essere qui. Grazie, grazie di cuore. Mi cazzo corre. A presto, ragazze. Tu Pier bene bene, Nico pessimo. Non so. Ma che cazzo è? Mi ha fatto 2 metri quello. Aia. Non ci vedo. Uomo in maschera. Oddio, è un Vi costume. ringrazio, gentili spettatrici, per essere venute qui a vedere. Vorrei alzare un Moguri secondo. Cupo. Che c'è? Fregato di te. Non siamo mica venuti per lo spettacolo, siamo qui per Raul. Certo, proprio quello che dicevi oggi, vorrei essere un Moguri. Senti, ma tu... No, lasciami andare. Oh. Poveraccio, quel Raul. Lo capisco, avere tutte queste donne le costole. Che Chad. Madonna. Sei unico, Rawel. Forse esce di nuovo. Oddio, Forse. Justin Bieber ha detto Scar. Oddio, Eh? Justin Bieber ha detto Scar. Oh no, non gli ho dato i biscotti. Credo Quando ti ti rivedrò? rivedrò. Aspetta, interagisci la cena. No? Biglietti esauriti. Esauriti i biglietti per lo spettacolo. Vorrei essere un Moguri secondo. Con Ah? Raul Bridges. Ah, beh, boh, sappa successo. Aspetta, so vedete c'è qua, c'era un'altra interazione. Teatro Fugelt, dopo il capolavoro vorrei vivere come un ciocobo. La compagnia The Aerobics presenta Vorrei essere un Muguri secondo. Protagonista la Raul Bridges. Quindi i Moguri non sono come in Final Fantasy 14, che solo alcune persone possono vederli. Donna. Guarda che ti dicono. Eppure sono certa che era qui l'appuntamento. Ok. Prima ho visto un Moguri gigante che barcollando si dirigeva verso la stazione. E quindi? Azione. Verso la stazione, però non è detto alla stazione. Guarda, te lo dico perché, visto che devi chiudere, è lì in basso a destra, dove prima hai detto che non c'era niente. Ah, ok. Justin Bieber, cosa hai da dire? Ancora tu? E lasciami in pace. Tieni questo. Ora fila via però. Tutto l'autografo. Grazie tante, Michele. I tuoi tratti mi lustigano, però. Però Però cosa? cosa da ridere stavolta sul mio fantastico capolavoro? Non ti pare che i miei luci occhi brillino di una luce ben diversa da quella lì? È solo un consiglio da artista ad artista. Perché mi hai preso? Non mischiare la mia arte con le tue sceneggiate. Appena finisco, fila via e non farti più rivedere. Guarda come si gira, che è diverso dagli Ah, altri. povero Michele, non sa a quale grande fortuna sta rinunciando. Troppo bello come si dice. Sì.
Anche tu, è meglio che la lasci Leggiamo perdere, che la lasci perdere. l'autografo. Raul Bridges, nato a Toleno, ti ricordi stavolta Toleno? Sì, una delle città, quella. Eh? Ancora te la ricordi? Non È una città. ti entra proprio in testa, è quella dei nobili. Sì, È vissuto all'Imblum, la sua migliore interpretazione teatrale? Vorrei essere un Mokuri secondo. ma deve ancora uscire. No, l'hanno fatta. L'hanno fatta. È quella da cui Mo è appena uscito, penso. E È prima l'inglese. questo ha avuto successo in un giorno da cui è uscito la LOL, fantastico. Immediato, immediato. Vabbè, magari era una replica. Non so. Ah, sì. Vabbè, dai. Allora, torniamo quindi a Salva. Ti ricordi che borgo era? Certo. Domanda, ma quello là vestito da muri che cazzo viene a fare? Era quello, era Raul, non l'hai capito? Raul, No! Io pensavo che era un altro cazzo di cane! si è Pensavo che. vestito da Mokuri per non farsi riconoscere. Quando Gitano non l'aveva capito e si sono scontrati, è scappato via. Cazzo, è vero, sì. Era il Bo. Castello di Lindum, era? Un No, borgo commerciale. no, il commerciale, commerciale, sì. Che quello commerciale, tra l'altro, è quello più grosso. Di cui non abbiamo visto ancora niente, perché subito siamo andati all'aircap. Che Ma bello il quindi già dettaglio dove chiude? che le eliche si girano in orizzontale per Ma già dove consentire. chiude, fra? Sono le 11 e mezza, però, cioè, e anche la nostra schedule va rispettata. Ma pure se è sabato. Ah, sì, cazzo c'entra. Purtroppo Vabbè, magari domenica te poi. no. Oh! E aspetta, parliamo con questi, parliamo con questi prima, c'erano? Questo. Dai, il capo è molto comodo, vabbè, quando ragione c'è Papà, papà! questo. Oggi in quale cielo si è volato? Nel cielo di Lindum. Come va la porta sud? La porta è ridotta male. Ci vorrà un bel po' per sistemarla. E poi dice, aspettavo il giorno della sagra per stare in famiglia. Il giorno della messa in giro. Oggi ho preparato un pranzetto con i fiocchi con la selvaggina della sagra. Non Ma chi so se se è parla? buono, ma non è abbondante. Ecco Elena. Ah, parliamo questo qua che sopra stava uno uguale a cosa. Ma signor Cubo lo stava pure Alessandro. Mio padre è fortissimo, fa il pilota del Wildguns, un idrovolante astronautico. Ma che cazzo? Ok. Questo dicono esiste prima? Tu partecipi, beati te, noi poveri soldati possi non possiamo partecipare, dobbiamo fare la guardia. Ti sei preparato la sagra? Ti conviene comprare tutto ora? Durante la sagra le botteghe sono chiuse. Sì, Comunque, quello di sopra. eh? Beh, Troppo quello di sopra. divertente i Sì. soldati che sembrano allo stesso costume dei soldati delle truppe del regno del Team Plasma di Pokémon. No, parlano quelli dei Nier Replicant. Comunque, sì, hai visto quanto è viva la città? Cioè, i dialoghi cambiano in base a. Cioè, mo che siamo tornati, i dialoghi erano diversi. Ok, povera Carmen, speriamo che la ritroviamo. Qua Magunette, niente, ok. Cioè, dal fatto che tu mi hai detto che siamo tornati a fare salto con la corda, vuol dire No, fra voglia a che te, torniamo c'è dalla voglia a sabbia. te. Riprenderemo Sì, ma voglia a te. Carmen, che sarà diventata o pazza, tu sarai Sì. impazzita o avrà avuto successo. Sì, ma non torneremo a breve lì, eh. Quindi mi stai dicendo che non potrò vedere la mia amata Carmen per molto tempo. Non mi ricordo se ci torniamo nel. Non mi ricordo se ci torniamo nel CD2 o nel CD3. Aia! Ah! Madonna! Ragazzi, ecco perché l'episodio si chiama Aia, perché io sto soffrendo come un cane. Allora, intanto ti dico che quello più breve è il CD4. Ci sta un CD4, pensavo di finire Ma no, te l'avevo detto, sono 4. al 3. Avevo capito, fino a 3 CD avevo capito io. No, no, mi avevi pure risposto, il 7 ce n'ha 3, l'8 e il 9 ce Ah, n'hanno cioè, è 4. vero, sì. Sì, il 4 è più breve, il 3 è più grande. Allora, l'ordine di grandezza è 3, 2, 1, 4. Cioè dal più Ok. grande al più piccolo. 3, 2, 1, 4. Vabbè, ragazzi, ci vediamo lunedì per
Manco una partita in alo. No, è troppo tardi. No, Madonna, 11 e mezza. Vabbè, dai. Io sono un ragazzo molto mattiniero, cioè io la mattina l'ho in bocca. Ok. E poi domani, Va scusa, come bene. faccio? Il drago non si ferma da solo, ragazzi, domani, eh? Cioè, Non ho parole, non ho parole. Va bene, lo dai. giuro, lo spammerò sul tuo Discord quando lo farò. Bella, ragazzi, grazie per essere passati. Tu rimani un attimo sul Discord. Sì. Ok, bella, ragazzi. A Ciao, lunedì. ciao, Bobini. Bye bye. Ciao, ciao.